Oggi 11 settembre, una data impressa nella nostra memoria. Lei ricorda dov'era quel 2001? Sì, mi ricordo perché era primo pomeriggio e stavo guardando la televisione, quindi vidi proprio in diretta tutto quanto. Io ero poco più che una bimba, facevo le medie, e mi ricordo rimasi molto impressa. Cioè, secondo me fu un punto di svolta, da lì cambiò tutto, cambiò la nostra percezione verso qualsiasi cosa. Quasi tutti ricordano esattamente dove fossero e cosa stessero facendo 20 anni fa. L'11 settembre 2001 è una data spartiacque che ha cambiato per sempre non solo la storia degli Stati Uniti ma di tutto il mondo. Le immagini dello schianto degli aerei manovrati dai piloti di Al Qaeda sulle Torri Gemelle e poi sul Pentagono rimarranno per sempre nella memoria di tutti coloro che quel giorno accesero la TV e vissero in diretta quei momenti irreali e allo stesso tempo spaventosi. Poi film, documentari, serie TV e libri hanno analizzato in ogni dettaglio l'attacco sferrato ormai 20 anni fa da Osama Bin Laden al cuore dell'America. Scrive l'agenzia ADN Kronos, un evento finito sui libri di storia di cui tuttavia basta conoscere alcune curiosità per comprenderne la portata. Una alquanto macabra riguarda le 2753 vittime del World Trade Center a Manhattan. Attraverso l'analisi dei resti di DNA umano rinvenuti tra le macerie sono state identificate 1647 vittime, le ultime due solo pochi giorni fa. Il 40% dei morti di Ground Zero non ha dunque ancora un nome. Ma ricordo che ero appena arrivata a scuola e fu una cosa veramente sconvolgente per tutti, quasi increduli. Stavo tornando da Bari verso casa a Pescara, che avevo accompagnato mio cognato a prendere un aereo da Bari che andava a New York. C'è una coincidenza pazzesca. Ritornava a casa perché lui viveva nel Bronx. Mio fratello, mi ricordo, mi disse: Paola, metti in televisione, metti insomma Italia 1 perché stanno facendo, è successo questo e questo. Io non gli diedi peso in quel momento, poi però mi resi conto della gravità effettivamente. Io ero nello studio a lavorare e ricordo di aver avuto la notizia in diretta perché avevamo la radio accesa. È stato un momento in cui ci siamo fermati tutti di colpo, ma non riuscivamo a capire bene il messaggio, cioè a codificare che questa cosa fosse realmente avvenuta. In quel momento è andato via tutto, si è pensato solo a quello che stava accadendo lì, per cui la memoria ricorda bene quello che è successo. Soprattutto le immagini che possiamo ricordare, bruttissime immagini che possiamo ricordare, ci fanno completamente capire l'importanza anche che ha ogni giorno la vita di una persona. Quello che è successo all'epoca ha lasciato un segno indelebile e poi delle conseguenze enormi, perché da lì è partito un po' anche la caccia, diciamo, al terrorista. Cosa siamo riusciti a fare noi come umanità, francamente, perché arrivare a fare un attentato del genere e distruggere tante vite umane è brutto. E mio figlio mi telefonò dal lavoro e mi disse: mamma, accendi la televisione su Rai 1. E rimasi scioccata da quello che si vide allora. Io ero in ufficio, stavo lavorando e mio figlio era piccolissimo perché ha esattamente 20 anni, come l'età passata da quel giorno. E stavamo tutti davanti alla televisione, increduli su quello che stavamo guardando, increduli proprio.